Bene amici e amiche, bentornati su Pepe High Tech. Quest'oggi giocheremo a Giant Survival. Lo scopo di questo gioco è quello di uccidere questi giganti, questi mostri giganti, e accumulare soldi per comprare armi sempre più efficaci per sconfiggerli. Questo gioco naturalmente me l'hanno fatto scoprire Liam e Jaden, che sono i miei piccoli assistenti e si dedicano alla scoperta di nuovi giochi da poter portare sul canale anche per i più piccolini. Allora, questo gioco praticamente, come potete vedere, consiste nel superare diversi livelli ed affrontare diversi giganti, mostri giganti. In questo caso Giant Skeleton Boy si chiama. Vedete, l'abbiamo appena sconfitto, abbiamo vinto e non siamo mai stati uccisi. Io, Liam e quest'altro ragazzo, Kalijiji, non lo so come si pronuncia il nome. Ora, come potete vedere, sempre c'è una nuova mappa da dover affrontare, quindi un nuovo mostro, e c'è l'intermission. Quindi nell'intermission noi che cosa possiamo fare? Potremo anche comprare, se accumulate abbastanza soldi, una nuova arma. Questa nuova arma si può comprare cliccando semplicemente sul simbolo di quell'arma laggiù, che oggi per un bug del gioco non mi fa premere, quindi non vi posso far vedere bene il menu dove si possono acquistare nuove armi. E sotto potete vedere i soldi che noi abbiamo vicino al simbolo del dollaro e quella linea in blu con quel numerino è il livello che noi abbiamo raggiunto. Ora il nostro nuovo avversario da battere è Giant Big Game Mascot, è il nuovo gigante che dobbiamo sconfiggere. Ora l'ho sentito ma non lo vedo ancora. Fortunatamente che già sono a livello 32, ho potuto acquistare quest'arma che fa molti più danni al nemico e mi fa accumulare anche più velocemente i soldi. Ora vedete, prendendo questa luminosa, come aumentano più velocemente i soldi. Ora vedo che tutti quanti sparano al nemico ma io non lo vedo ancora. Nel frattempo c'è lì Liam. Che cosa sta facendo Liam qua? Liam? Liam? Ciao! Ah, ti stai cambiando l'arma, bravo! Sì, non lo sentite perché ha deciso di giocare con il PC. Ah, eccolo là il nemico. Di giocare con il PC, quindi è di là nella sua stanza e quindi non potete sentirlo. Ora vedete, sotto il nome del quel mostro gigante c'è quella linea verde che sarebbe la sua energia. Lo scopo è di quella di colpire e farlo scendere e sconfiggerlo. Vedete quanti soldi stiamo accumulando sparando. Ah, ho usato il suo colpo segreto, quello che io chiamo quello del terremoto. Sono aumentato anche di livello, livello 33. Vedete, stavo dicendo, quando lo colpite, i soldi che stiamo guadagnando a seconda del punto del corpo dove lo colpite, guadagnate più o meno soldi. Ora penso che la testa dia più soldi quando viene colpita, ma non ne sono sicuro perché non riesco a capire i miei colpi dove vanno e quindi non so che cosa mi fa accumulare più velocemente soldi. Comunque, un'ottima tecnica, tattica, come volete chiamarla voi, per non farvi mai uccidere dal gigante, quello innanzitutto di stare più lontano possibile da lui, non stare mai fermi, perché come potete vedere ha quei colpi segreti che sono fulmini e quello che io chiamo il terremoto. Ah, no, mi sta avete visto perché mi sono avvicinato troppo a lui. Comunque stavo dicendo, che sono comparso di nuovo sotto lui, che più state lontani da lui e più siete sicuri magari di non essere colpiti, essere uccisi. Ora infatti, come vedrete nel corso dell'episodio, una volta finito il gaming porterà le persone che sono state uccise, i giocatori che sono stati uccisi, avete visto, un altro il colpo segreto, manteniamoci lontano, i giocatori che sono stati uccisi nel corso della partita e quelli che non sono stati uccisi, sono riusciti a sopravvivere. Quindi i giocatori più bravi saranno premiati riportando nello schema finale la loro immunità al gigante, o meglio la loro immunità. Sarei stati talmente bravi da non essere mai uccisi dal gigante. Io, come avete visto, già ho fatto una figuraccia e sono stato schiacciato e ucciso dal gigante. Oh, ecco l'altro colpo, quello dei fulmini. Ora tutti quanti lo sparano di qua, ma dove? Vediamo, inoltriamoci dentro al palazzo, tagliamo un po' per di qua. Ah, eccolo dove è il gigante. Aspettate, aspettate, fatevi passare di qua e così lo vado. Oh, oh, fulminacci, eccolo là.
Colpiamolo, colpiamolo, così guadagniamo soldi per acquistare l'arma. Ok, prendiamolo alle spalle. Qui c'è tutti, ci sono tutti i detriti che ha generato lui, distruggendo il palazzo, distruggendo la città, distruggendo quello che sta distruggendo. Continuiamo a colpire così alle spalle. Non ti girare verso di me, non ti girare verso di me. Sono aumentato di livello un'altra volta. Bene, 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 bene. Così, così, continuiamo, continuiamo. Nel frattempo io mi allontano velocemente prima che lui mi possa raggiungere, perché sento i passi e potrebbe essere vicino. No, non è, non è lontano, ma non è neanche vicino. Bene, a quanto pare anche Liam ha deciso di abbandonare la partita, ma noi la portiamo fino alla fine per farvi vedere, quando viene sconfitto l'avversario, com'è la situazione, com'è il punteggio finale, che cosa ci mostra e come si fa vedere quali sono stati i giocatori più bravi che sono riusciti a finire il gioco senza essere ammazzati. Voglio far vedere anche più o meno quanto dura una partita e a seconda di quanti colpi portate a segno, di quanto facile o veloce possa essere aumentare di livello o acquistare nuove armi. Naturalmente man mano che andate avanti, ragazzi, ricordatevi che il prezzo delle armi aumenta, quindi ci vorrà un pochettino più di tempo per poter acquistare l'arma buona. Ah, è vero, mi ero dimenticato il colpo segreto della meteora. Avete visto? Fa piovere anche meteore, vedete? Allora, bene, vi stavo dicendo, man mano comunque che andrete avanti nel livello, aumenteranno anche i prezzi delle armi, perché faranno più danni, quindi mi sembra giusto che il prezzo cresca, altrimenti tutti quanti comprerebbero l'arma suprema e il gigante morirebbe in 2-3 colpi. Quindi ragazzi, voi continuate a uccidere, a sparare il nemico, il gigante, accumulate tanti soldi e provate sempre tante armi diverse, fino a quando riuscirete a raggiungere quella più potente di tutti, che farà tanti colpi. Oddio, ancora le meteore, aiuto, 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 le meteore, eccole là. Quindi voi continuate, continuate, continuate. È quasi morto, l'abbiamo quasi sconfitto. Ma io mi ricordo che sono stato ucciso una volta, sì, come avete visto Cal è stato quello più bravo, perché non è mai stato ucciso. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace sotto al video, commentatelo se volete. I miei piccoli aiutanti mi hanno mostrato il gioco e poi mi hanno abbandonato in partita, perché staranno già cercando qualche altra cosa da portare sul canale. Voi continuate a seguirci e vi porteremo a qualche altro bel giochettino sul Roblox. Grazie ancora per avermi seguito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ditelo a parenti, amici, conoscenti e fateli iscrivere. E se avete dei social, condividete il canale sulla bacheca dei vostri social. Ciao a tutti e alla prossima. Qualche colpo in aria e via. Ciao.